Eravamo venuti qui questa mattina, giorno dell'Immacolata, per fare un breve servizio su questa iniziativa dell'Avis, della raccolta del sangue, e ci hanno detto che in questo momento è anche in corso una riunione fra i vari sindaci della zona. Sono in questo momento le 11:15, dovrebbe terminare fra poco. Dicevo, una riunione fra i vari sindaci, amministratori dei paesi del comprensorio, Cinisi, Terrasini, Torretta, Capaci, Partinico, per affrontare in maniera più organica il problema della spazzatura che ciclicamente ci angustia. E fra poco la riunione dovrebbe concludersi e sentiremo un po' qual è il risultato di questo incontro, se il risultato c'è stato. Si è conclusa da pochi istanti la riunione che noi abbiamo preso per caso. Il risultato di questo incontro, che a quanto pare è abbastanza nutrito di sindaci, assessori, c'è tra l'altro pure il commissario liquidatore straordinario del Lato. Beh, insomma, diciamolo in due parole. Assessore. Innanzutto ho un motivo di ringraziare, come ho detto in assemblea, la sensibilità di tutti i sindaci che anche in una giornata di festività come la festa della Madonna sono stati presenti. Questo fa capire a tutti i cittadini del territorio in cui è presente Lato Palermo 1 che i sindaci sono attenti e responsabili alle proprie necessità. È chiaro che la problematica c'è ed è stata affrontata con la grande urgenza di oggi e si è arrivata ad una conclusione che il commissario Terranova ha messo a verbale. Questo è l'andamento della riunione di oggi, ma abbiamo visto che già ieri pomeriggio, noi l'avevamo preannunciato, ieri pomeriggio già il servizio era entrato in gran pompa magna, diciamo, e questo già è un primo risultato dell'ordinanza, ma effettivamente questa riunione di oggi, lo chiediamo al sindaco, cosa dovrebbe venire fuori da questo incontro? La riunione di oggi prende spunto dal pignoramento fatto dalla Ecoburgos al Lato Palermo 1, quindi per stabilire una linea di comune dei soci che poi sono anche soggetti pignorati da parte dell'Ecoburgos. Quindi si è stabilito di verificare innanzitutto la possibilità di fare una dichiarazione di terzo, è una cosa tecnica, ma dobbiamo dichiarare al giudice, prendere una posizione davanti al giudice su quello che l'Ecoburgos sostiene vantare nei confronti del Lato, e poi verificare la possibilità di inserire in una piattaforma i debiti esistenti per poter trovare le condizioni per poter liquidare i debiti del Lato, che sono notevoli. Dico, ma i sindaci presenti più o meno quanti erano? Allora c'è il sindaco, fra i più grossi il sindaco di Partinico, grossi come dimensione territoriale chiaramente, il sindaco di Partinico, il sindaco di Carini, Terrasini, Cinisi, Balestrate, Trappeto, Torretta, Borgetto. Quindi quasi numero... tutti mancavano Capace Isola, Montelepe e Giardinelli. Vabbè, comunque c'era, diciamo, una grossa rappresentanza. Oltre il 70%. Si sente soddisfatto, assessore, di questo incontro o ci sono ancora dei punti poco chiari? No, certamente sì, la soddisfazione oggi c'è perché il Comune di Terrasini è stato sensibile a questa grande problematica che si è presentata e ripeto, il risultato è stato efficiente. L'iniziativa è stata presa da voi, da Terrasini? Il sindaco ha portato avanti questa iniziativa condivisa da me, mi ha demandato è incaricato a portare avanti la trattativa con tutti gli altri sindaci. Ecco, Carini come risponde a questa situazione? Se risponde venendo qui, essendo convocato in giorno di festa, perché bisogna fare fronte comune, perché c'è una situazione finanziaria grave, più o meno grave secondo i comuni, e che però tutto questo si ripercuote sia sui diritti dei lavoratori, ma anche sui diritti degli utenti, dei cittadini, avere un servizio. E se non si fa fronte comune e non si procede in una direzione univoca a cercare di fare fronte a questa emergenza, è logico che potrebbe succedere, le feste natalizie le passiamo sotto l'immondizia. Questo. Speriamo di no. Penso commissario, che... usciamo fuori da questa impasse, chiamiamola così.
dobbiamo uscire fuori questa cosa. Se oggi siamo qua, giorno di festa, c'è stata la sensibilità da parte dei sindaci di venire qua per discutere un problema che è abbastanza grave, e abbiamo intravisto un percorso comune che sarà concretizzato venerdì 11 davanti ad altri sindaci, i quali oggi non sono potuti intervenire, e si vede che c'è questa buona volontà. Noi abbiamo tutta buona volontà di andare a un accordo transattivo con i fornitori, abbiamo una buona volontà di pagare gli stipendi ai lavoratori, i quali sono i primi che non devono subire, ecco, da questo punto di vista, le manchevolezze da parte degli altri. C'è tutta una volontà per andare avanti. Quindi il massimo impegno. Il massimo impegno. Se siamo qua oggi, giorno dell'Immacolata, lo dobbiamo a questo. Grazie. Prego.